Buonasera. No, ho fatto la fine. Che cosa sta affettando di buono? Sto affettando un'ottima pancetta di Casertano di un anno di stagionatura. Voi da dove venite? Come dite? Da dove venite? Veniamo dall'Alto Sannio Beneventano, Morcone il paese, dove arriviamo questa razza da un po' di anni e, come dire, divertiamo a fare il lardo, a fare la pancetta, la mortadella, tutto e tante altre cose. Tutto rigorosamente di produzione vostra? Di produzione nostra, i maiali nascono da noi, fanno tutto il percorso di 20 mesi di vita e poi vengono, insomma, ahimè, trasformati in salumi e altre cose. Dino, raccontaci. Eccomi qua. Morcone, il tuo paese è benedetto e antichissimo. Assolutamente sì. Adesso si trova sul passaggio dei trattori e i trattori sono diventati patrimonio. Come mai Morcone non compare col suo nome? Perché non compare col suo nome? Morcone compare col suo nome, Morcone è marginalmente attraversato dal Carturo. In effetti Santa Croce del Sannio è investito dal Carturo. L'Aquila Candela passa da Morcone. Passa marginalmente. Morcone ne saprà più di questo fatto, si tratta di patrimonio immobiliare. Noi ce la mettiamo tutta per far sì che questa cosa venga fuori e che se ne sappia. Poi è chiaro che da soli non si riesce a fare. Raccontaci ancora del perché. Non lo puoi dire, Dino. I politici? Ahimè, i politici hanno le loro colpe, ma le colpe maggiori ce l'hanno chi vive in un territorio, secondo me. Non è colpa solo del politico, è colpa di chi vive in quel territorio che non ha saputo, come dire, sfruttare o approfittare o valorizzarlo nel modo giusto. Però non è mai troppo tardi. Ma la vera figura del paese che riesce a lottare battagliando continuamente è Dino Mastro Francesco. Qua lo vediamo vestito da salumaio, ma lui quando mette la cravatta è in grado anche di battere il pugno sul comune di Benevento. È andato a protestare da certi amici. Raccontaci, Dino. Un bel casino. Io purtroppo non ho capito cosa mi ha detto, mi scuso. Poi lei casino. Ripeta quello che mi ha detto. No, ma nella provincia per chiedere per il tuo paese, cosa che non hanno fatto gli amministratori. Io non dirò mai che gli amministratori non sono capaci, perché gli amministratori ci mettiamo noi e se poi ci mettiamo noi, se non sono capaci loro, non siamo stati capaci noi. Però voglio dire, non è mai troppo tardi. Io spero. Tram che sta passando, i trattori. Trattori non esistenti più. Si sta lavorando molto sui trattori. Io non lo lascio subito. Noi potevamo approfittare più del convento dove Padre Pio ha fatto il nuveziato. È lì che non ci dobbiamo, come dire, darci qualche pizzicotto.